Compreso Fagiano, è singolo. Solo quello. No, mi piace. C'è una cosa. Via Maio e via Fabri. Via Maio. Allora. Ah no, dai. Meglio solo te. Quando siete pronti, qui come al solito partiamo. Ok, buono, però qua andiamo. Allora, attenzione. Via. Buonasera a tutti. Benvenuti. Vi vedo in tanti oggi, sono contento. Spero di vedervi sempre in tanti. Intanto qualcuno non lo conosco proprio, non l'ha mai visto, però fa bene il suo mercato. Dobbiamo stare, penso a bocca aperta, no? Io sono preoccupato da questo mercato, perché qualcuno pensa che ci regala qualcuno qualcosa. Dobbiamo stare con i piedi per terra, non ci dobbiamo scordare da dove siamo partiti, perché se no con i nomi, con i cambiamenti, con le cessioni, con gli acquisti, non vinci nulla, eh? Non vinci nulla. Vinci zero, per cui le partite si vincono sul campo, bisogna giocare 100 minuti, l'Olesia, che quando tu pensi di avere portato a casa un risultato, gli ultimi minuti possono dire il contrario. Io sono contento che siamo qui, presentiamo i giocatori nuovi. C'è stato stress da parte mia, della società, da parte vostra, perché il mercato non è stressante solo per noi che lo conduciamo, cerchiamo di arrivare a concludere determinate operazioni, ma anche da parte vostra, perché tante volte io che sono, no, il principale attore in questa situazione, devo pure desistare qualcosa, perché sennò, come mi è successo, davo tante idee a qualcun altro, però sono contento che il Parma ha dato tante idee ad altri, però sono contento pure che queste idee si sono concretizzate da parte nostra con l'arrivo di Cesare, di Scaglia e di Iacomoni, per cui è stato fatto un sacrificio, ma un sacrificio guardando tutto e stando attenti a tutto, perché vogliamo che il Parma sia il Parma, ma non che si svenda o che si... sono fatti degli acquisti mirati, come ho sempre detto pure prima, e funzionali al nostro modo di lavorare, al nostro allenatore e alla nostra società. E ripeto, e vorrei che questa cosa sia riportata sempre, non dobbiamo pensare agli acquisti, dobbiamo pensare alle partite. Sul campo si dicono, ripeto, sul campo. Vedo che c'è troppo entusiasmo a volte. Io vorrei che questo entusiasmo e il troppo entusiasmo ci fosse all'ultima partita di campionato. Le energie teniamoci, dobbiamo stare sempre sul filo,
del rasoio, perché ci stanno aspettando tutti, ci stanno aspettando tutti. Allora, se pensiamo che quando non giochiamo è tutto bello, tutte rose e fiori, non va bene. Dobbiamo stare tutti, l'ambiente Parma, chi vuole bene al Parma, tutti, sempre tirati, tirati, non dobbiamo mollare. E io sono il primo che cerco di fare, di stemperare di tutto, però la tensione ce l'abbiamo tutti. Per me è una famiglia la squadra, per cui devo dare bastone e la carota. Loro sanno dove sono venuti, in una città e una squadra blasonata che vuole tornare ai fasti di un tempo non tanto remoto. E anche Parma, come Parma, ha aiutato il mercato mio, perché loro sono venuti scendendo anche di categoria, gente che giocavano tutti e tre, quindi non è che stavano a guardare, sono venuti e lo dico adesso così, non sono dubbi di soldi, perché i soldi ce l'avevano anche le altre squadre. Ci sono state trattative che sono andate avanti per tanto tempo, proprio perché, e non ultima, quella di Jacoponi, che per cederlo c'è stato un po' di battibecco con la sua società, ma battibecco normale, non... questo tengo a precisare, quindi entusiasmo moderato, moderato. Non, guardiamo tutti i risultati, quello è il passato, stiamo, dobbiamo guardare il Pordenone. Dopo oggi presentazione, il mercato è finito e finalmente per me e per tutti. Io non c'ho da aggiungere niente, adesso vi ho presentato già i ragazzi, Valerio Di Cesare, Gigi Scaglia, Simone Jacoponi. Grazie di nuovo che siete tutti qua. Poi non mi vengo, devo dire qualche altra cosa, ma sì. Bene, a questo punto se avete delle domande a disposizione. Prego, Nicola Fabris. Buonasera, Nicola Fabris, fanzine.it. Iniziamo, non so se qualcuno vuole iniziare, però iniziamo da sinistra a destra. È da tanto che il Parma ti cercava, è stata una trattativa lunga, come l'hai vissuta? Perché nel frattempo comunque il Latina ha giocato, eri in campo, giocavi anche bene, perché ti hanno seguito, insomma, come hai vissuto queste due settimane, o anzi un mese secondo me, di trattativa? Ma la trattativa è partita da metà gennaio, è stato 15 giorni di tensione, però alla fine devo ringraziare il direttore e il mio procuratore Davano e la società Latina, perché mi ha lasciato andare nonostante fossi per loro un giocatore importante. Questo li ringrazierò sempre, perché io Latina devo tanto, perché mi hanno fatto crescere ancora, e anche la città, sono stato bene, quindi non posso dire nulla. Adesso c'è questa occasione che l'ho presa al volo, la volevo e voglio dimostrare, voglio rimettermi ancora in gioco per dimostrare che posso ancora fare qualcosa di importante. Una domanda per Valerio, anche nel tuo caso, come nel suo, restato il suo, sei sceso di categoria, a Bari comunque giocavi, questa occasione di Parma, questa nuova situazione per te cosa può voler dire, come stai vivendo questa nuova avventura? Innanzitutto vorrei ringraziare anche io i direttori che mi hanno portato qua. Per me è una sfida affascinante, perché comunque è una sfida difficile, che sono convinto che ogni domenica affronteremo squadre che daranno il 110%, quindi non sarà facile. Per quanto riguarda Bari, non è che mi dispiace di averla lasciata, perché comunque è andato lì per un obiettivo preciso, che era quello di contribuire a riportare in Serie A. Quindi lasciare il lavoro a metà un po' mi è dispiaciuto, però sono altrettanto contento e carico.